Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parleremo di energia elettrica a bordo e in particolare vi farò vedere come è fatto un impianto fotovoltaico a bordo di un'imbarcazione a vela. Vedremo come si compone un piccolo impianto fotovoltaico, accessorio veramente utilissimo per vivere al meglio le nostre giornate in barca a vela senza timore di rimanere senza energia. Buona visione! Allora amici, qui vedete abbiamo un piccolo impianto fotovoltaico, in miniatura ovviamente, già funzionante e completo. Come potete vedere è composto da un pannello solare semiflessibile, dal pannello un positivo e un negativo, connettori MC4, regolatore di carica e dal regolatore parte un positivo e un negativo che vanno in batteria. Io ho messo anche un fusibile, vedete, vi ho messo anche un fusibile tra il regolatore e la batteria, qualora il regolatore dovesse, diciamo, saltare, non andiamo a rovinare la batteria. Pannello da 100 watt che produce circa 5 ampere, regolatore di carica da 10 ampere, batteria 20 ampere ora. È un'utenza qualsiasi, ho utilizzato questi morsetti a coccodrillo per farvi vedere, questo è il positivo e questo è il negativo, è un normale accendisigari d'auto. E dalla nostra batteria parte il carico, vedete abbiamo un piccolo ventilatorino a 12 volt collegato alla nostra batteria alimentata dal nostro pannellino solare. Questo è l'impianto, diciamo, più basilare che ci sia. Questo pannellino è un piccolo pannellino da 100 watt che produce circa 5 ampere. Ovviamente ragazzi sono sempre valori nominali perché sono valori calcolati nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente ragazzi il pannello solare ha bisogno di un regolatore di carica perché la tensione del pannello è di 12 volt ma in pieno irraggiamento arriva a produrne anche 18-19, quindi andrebbe a rovinare le batterie. Di conseguenza c'è bisogno di un regolatore di carica che ne abbassi la tensione e la stabilizzi, perché vedete, vi faccio vedere, utilizzando un multimetro, vedete la tensione è quasi di 18, di conseguenza il regolatore di carica andrà a livellare questa tensione per immettere nella batteria una tensione sempre costante. Di conseguenza il nostro piccolo regolatore di carica ne stabilizza la tensione e in questo modo non rovineremo la nostra batteria. Questo piccolo impiantino che vi ho realizzato qui deve gestire soltanto un pannellino da 100 watt, quindi con 5 ampere di corrente, quindi un regolatore da 10 ampere basta e avanza. Ovviamente con un impianto come quello di bordo nostro, che gestisce un pannello da 320 watt, abbiamo un regolatore MPPT da 30 ampere. Questo regolatore è un regolatore di carica economico, vi ho messo questo soltanto per farvi vedere come è composto un piccolo impianto, però ovviamente è sempre preferibile un regolatore di carica MPPT. MPPT è un acronimo che vuol dire Maximum Power Point Tracking, praticamente l'eccesso di tensione che il regolatore di carica normale va semplicemente a livellare, con l'MPPT quel picco di tensione l'elettronica che c'è all'interno del regolatore lo sfrutterà per aumentare anche l'efficienza e quindi immettere maggior corrente all'interno del nostro circuito. Allora ovviamente il pannello da 100 watt produce, abbiamo detto, circa 5 ampere, però potremmo utilizzarne due mettendo due pannelli in parallelo. Vedete, utilizzando questi connettori qui andiamo a mettere due pannelli in parallelo, quindi avremo sempre la stessa tensione, quindi di 12 volt, però raddoppieremo la corrente in uscita, quindi da 5 passeremo a 10 ampere circa. Ovviamente dal pannello al regolatore di carica si utilizzano i connettori MC4, questi connettori, e cosa è molto importante utilizzare dei cavi del giusto spessore per evitare cali di tensione. È consigliabile utilizzare un cavo di spessore adeguato, almeno di 6 mm quadri, e vedete che il nostro pannellino sta caricando la batteria, adesso è a 13,4. Ovviamente il regolatore di carica ci permette di impostare tutti i parametri che vogliamo, pochissime cose, molto semplici da assemblare.
questo è già un impianto a pannelli solari, quindi un piccolo impianto solare finito. Quindi ora che vi ho mostrato come funziona un piccolo impianto a pannelli solari, ora vi mostro quello che abbiamo sulla nostra imbarcazione. Ovviamente il principio di funzionamento è sempre lo stesso, la componentistica è sempre quella, ovviamente cambia la qualità del materiale, cambia la grandezza, la dimensione dell'impianto. Ora andiamo a vedere l'impianto che abbiamo a bordo. Vedete, un pannellino da 320. Allora amici, qual è la posizione ideale per installare il nostro pannello? La posizione migliore per i pannelli solari è quella dove avremo meno ombra possibile. Possiamo posizionarli sul tendalino, sul bimini. Io preferisco, diciamo, quelli rigidi, su una struttura dedicata, un piccolo roll bar. Come potete vedere, la posizione che preferisco è questa, su una piccola struttura dedicata. Ovviamente ragazzi, il pannello solare teme l'ombra, perché basta anche una piccola ombra per farne abbassare molto il rendimento. Ve lo faccio vedere. Ora amici, vedete? La tensione del nostro pannello è 17,70, ok? Ed è pienamente irraggiato. Ora, se io vado con una parte del mio corpo a fare ombra, vedete, faccio pochissima ombra su una delle celle, guardate già come scende a 17,4, ed è soltanto l'ombra di una mano. Guardate, vedete come scende soltanto con l'ombra di una mano. Se io lo copro ancora di più, guardate, facendo ombra al pannello, soltanto ad alcune celle del pannello col mio corpo, guardate già la tensione come è scesa a 16, soltanto con uno spicchio di ombra sul pannello. Questo vuol dire che il pannello teme l'ombra, quindi dobbiamo tenerlo in una posizione quanto più irraggiata possibile. C'è anche la possibilità di installarlo, se utilizziamo quelli, diciamo, semi flessibili, abbiamo la possibilità di metterli sul bimini. È una soluzione che io personalmente non prediligo, perché comunque il pannello solare, soprattutto quando è sottoposto a forte irraggiamento, può andare incontro a fenomeni di surriscaldamento, e quindi un pannello che potrebbe prendere fuoco su un tessuto non mi piace tanto. È un'evenienza remota, però diciamo che è una prudenza in più non averli direttamente sul bimini, o comunque devono essere ventilati. Io sulla mia vecchia imbarcazione li avevo sul bimini, e praticamente però non erano incernierati come, diciamo, si vedono spesso, erano collegati con delle piccole sagole, quindi il vento aveva la possibilità di fluire al di sotto, dando un minimo di sicurezza in più. Per me la soluzione ideale è comunque il roll bar. La soluzione migliore secondo me è questa, vedete? Crearsi una piccola struttura ad hoc sul quale sistemare il nostro pannello. Vedete? I nostri connettori MC4, e poi all'interno della struttura del tendalino, all'interno del pulpito di poppa, li facciamo passare anche all'interno del pulpito, e infine arrivano al vano tecnico delle batterie. Ovviamente ragazzi, se non siete particolarmente attenti a queste finezze, potete anche farli passare, vedete, i cavi dei pannelli esternamente, quindi assicurati alla struttura del tendalino con delle semplici fascette, e poi farli rientrare, diciamo, in questo modo nel vano tecnico. Però diciamo che se preferite un lavoro più pulito, vedete, li facciamo passare all'interno del tendalino, quindi all'interno dei tubi della struttura del tendalino, li facciamo passare anche all'interno, vedete, della struttura del pulpito di poppa, e rientrare sotto coperta, quindi in maniera quanto più nascosta possibile. Vedete, resta esposta soltanto questa piccola parte, e anche qui, e anche questa parte qui. Ovviamente ragazzi, mettiamo del nastro isolante, meglio ancora del nastro telato, in modo che comunque le connessioni siano più riparate. Un consiglio importante ragazzi: cerchiamo di non
mettere i pannelli troppo lontani dal regolatore di carica. Noi abbiamo il pannello qua e il vano tecnico con il regolatore di carica si trova esattamente a un paio di metri sotto, quindi non più di un paio di metri. Minore è la distanza e anche minore sarà la perdita di tensione lungo i cavi. Quindi ragazzi, importantissimo utilizzare dal pannello solare al regolatore di carica un cavo elettrico di una sezione adeguata. Ci sono delle app che forniscono, in base all'amperaggio che andiamo a immettere nel nostro impianto, la sezione del cavo. Quindi maggiore la distanza tra il pannello ed il regolatore di carica, maggiore sarà il diametro del cavo elettrico che andremo a usare. E ora diamo un'occhiata al vano tecnico della barca per vedere come sono sistemati i regolatori di carica, inverter, batterie, pacco batterie, eccetera. Il nostro pacco batterie è sistemato in questa posizione. Come abbiamo visto, arriva un positivo e un negativo dal pannello, entra nel nostro regolatore di carica MPPT ed escono altri due positivi e negativi. Uno positivo va alla batteria e un negativo va allo shunt. Qui vedete, abbiamo il nostro regolatore di carica MPPT 30A e l'inverter. Ovviamente dall'inverter partono questi cavi ben spessorati per arrivare alla presa che abbiamo in dinette. Ovviamente ragazzi, prendete un regolatore di carica MPPT, mi raccomando, è importante perché ha un'efficienza di circa il 20% in più rispetto a uno normale. Vedete alle sue alette dissipazione del calore, io ci ho aperto anche una presa d'aria e qui abbiamo anche il nostro bel inverter con sinusoidale pura e lo shunt, ragazzi, importantissimo sui negativi delle batterie per avere sotto controllo tutti i parametri che ci interessano. Ci darà anche la quantità di energia che stiamo consumando, quindi il rapporto tra energia prodotta dai pannelli solari ed energia che stiamo consumando con le varie utenze di bordo. Qui abbiamo lo shunt delle batterie sui negativi del pacco batterie. Questo è il sensore delle batterie col quale possiamo vedere tutto quanto ci interessa. Tutti questi parametri li possiamo andare a leggere su questo display collegato via Bluetooth. Allora, la cosa interessante è che abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo tutti i parametri del nostro regolatore di carica e quindi delle nostre batterie attraverso il nostro smartphone. Quindi lo shunt sui negativi delle batterie ci daranno in tempo reale il saldo tra energia immessa ed energia consumata. Vedete ragazzi, possiamo controllare tutti i parametri che ci interessano direttamente dall'applicazione sul nostro smartphone. Le batterie naturalmente sono il cuore dell'impianto elettrico di bordo. Se noi lasciamo le nostre batterie in barca senza ricaricarle periodicamente, le batterie soffrono di autoscarica, di conseguenza queste andranno ad abbassarsi di tensione, quindi a scaricarsi, e di conseguenza si rovineranno. Quindi utilizzare un pannello solare con un regolatore di carica che funge anche da mantenitore di carica, la durata delle nostre batterie si allungherà sensibilmente. Ovviamente tra le utenze che consumano di più c'è il frigo che consuma circa 6 ampere ora, poi abbiamo l'autoclave, quando ci facciamo la doccia, quando laviamo i piatti, l'autoclave consuma veramente tanto, siamo circa sulle 10 ampere ora di consumo, poi ovviamente c'è l'autopilota quando navighiamo a vela, la strumentazione, il radar, eccetera. Una delle mission di ogni diportista, soprattutto durante le crociere estive, è quella di tenere il frigorifero acceso 24 ore su 24 per avere sempre bibite fresche, birra ghiacciata, eccetera. Ovviamente le utenze di bordo che consumano di più sono proprio il frigorifero, ancora di più l'autoclave, consumano veramente tanto, quindi il frigorifero siamo sulle 6, anche l'autopilota quando navighiamo a vela assorbe molta energia. Quindi diciamo che con un piccolo impianto come quello che vi ho mostrato saremo sempre tranquilli, perché il saldo tra energia consumata ed energia prodotta dai nostri pannelli, dal nostro pannello, sarà sempre positivo. Quindi frigo acceso 24 ore su 24, anche per lunghe navigazioni, strumentazione e pilota automatico sempre in funzione, quindi saremo sempre tranquilli. Un pannellino fotovoltaico, soprattutto se navighiamo d'estate, è l'ideale perché abbiamo un fortissimo irraggiamento solare, quindi il pannellino produrrà sempre tanta energia. Ovviamente amici, in una giornata coperta come oggi con poco sole, la resa del pannello non sarà ottimale, non ci possiamo attendere un rendimento straordinario, però
Va da sé che l'utilizzo della barca da diporto è prevalentemente un utilizzo estivo e nel nostro mare, soprattutto in estate, l'irraggiamento è eccezionale, quindi avrete un rendimento eccezionale, quindi sempre batterie cariche, sempre frigorifero acceso, riusciremo a tenere il frigo acceso 24 ore, io personalmente lo spengo la notte, quindi, e lo riaccendo al mattino e non ho mai avuto problemi di batterie, quindi il pacco batterie non deve mai scendere al di sotto dei 12,70, diciamo, quindi in estate il nostro pannello solare ci permetterà di avere sempre le utenze accese, quindi sempre strumentazione sempre accesa. Abbiamo visto che è molto semplice installarlo da soli, però è importantissimo acquistare soprattutto un regolatore di carica di qualità. Ovviamente moduleremo la scelta della componentistica in base alle nostre esigenze, in base alla grandezza dell'imbarcazione, ai consumi effettivi che facciamo, ed abbiamo visto che comunque realizzarlo anche in fai da te è abbastanza semplice tutto sommato. La parte più noiosa è quella di forare i tubi del tendalino, del bimini, per far entrare poi per farli passare, diciamo, sotto traccia, quindi che si vedano il meno possibile. Allora amici, abbiamo visto come è composto un impianto fotovoltaico per la nostra imbarcazione e ora vi faccio vedere un altro accessorio super utile che io utilizzo a bordo come, diciamo, impianto elettrico di backup, se così possiamo definirlo, che è la Power Station. La Power Station, ragazzi, come sapete, è un accessorio che ci fornisce una riserva di energia aggiuntiva per ogni evenienza. Stiamo parlando della Bluetti AC240. Andiamo a vederla insieme. Allora amici, come sapete, molti diportisti, per avere un surplus di energia a bordo, utilizzano dei piccoli generatori a benzina, soprattutto quando si passano lunghi periodi in rada senza entrare in porto, per ricaricare le batterie di bordo oppure per utilizzare delle utenze energivore, ad esempio gli asciugacapelli. Anche io in passato ho utilizzato un generatore a benzina, ma poi ho scoperto la Power Station. Praticamente questa Power Station, ragazzi, è un piccolo impianto di backup, poiché contiene al proprio interno tutte le componentistiche che abbiamo appena visto per un impianto fotovoltaico, quindi batteria agli ioni di litio ferrofosfato, regolatori di carica, uscite, controllo intelligente della batteria, eccetera, tutto riunito in un'unica Power Station. La cosa interessante che la rende preferibile rispetto a un piccolo generatore è che una Power Station del genere la possiamo utilizzare all'interno dell'imbarcazione per ricaricare le batterie della barca, per utilizzare le utenze energivore, ha solamente vantaggi. Io da un po' che la sto utilizzando in barca e veramente non tornerò più indietro perché ne sono assolutamente entusiasta. Allora ragazzi, perché utilizzare una Power Station come questa in barca a vela? Perché una Power Station del genere fondamentalmente è una batteria a ioni di litio ferrofosfato con un inverter a onda sinusoidale pura da 2400 watt per 1536 watt ora, quindi un kilowatt e mezzo ora, che ci consente di utilizzare delle utenze energivore tipo l'asciugacapelli. Quindi ragazzi, vedete, abbiamo le nostre quattro uscite a corrente alternata, le 4 USB, quindi 2 USB di tipo C a 100 watt, ad esempio per ricaricare i laptop, e 2 uscite USB di tipo A a 18 watt, diciamo per carichi a bassa tensione, tipo ad esempio per ricaricare i telefonini, eccetera. Ognuna di queste USB ha il suo sportellino impermeabile, e poi abbiamo 2 uscite a 12 volt, ad esempio tipo quella, tipo l'accendisigari dell'auto, vedete, una da 10 ampere e una più e una da 30 ampere, diciamo per utenze più energivore. Accendiamo il nostro inverter a corrente alternata a 220 ed ecco qui il phon in utilizzo. E quindi ragazzi, vedete, abbiamo la possibilità di utilizzare il phon. Ora siamo al 95% di carica, 960 di assorbimento per un'ora e un quarto circa, quindi possiamo utilizzare questo phon per un'ora e un quarto, quindi possiamo utilizzare l'asciugacapelli
per un'ora e un quarto senza andare a scaricare il nostro pacco batterie, perché a meno che non abbiamo delle batterie a litio a bordo, se portiamo la tensione delle nostre batterie sotto i 12 volt li andiamo a rovinare, quindi il nostro pacco batterie, le batterie andranno in soffocazione, andremo a rovinare il nostro pacco batterie. Oppure ad esempio molte barche non hanno affatto l'inverter e quindi questa è la soluzione ideale. Ad esempio, sempre a proposito di utenze energivore, oltre ad esempio all'asciugacapelli possiamo utilizzare anche un aspirapolvere ormeggiato in rada. Ora siamo in banchina, quindi abbiamo l'allaccio alla 220, però ad esempio ci potremmo trovare in rada o in navigazione. Versiamo il sale, lo zucchero, qualsiasi cosa a bordo e possiamo utilizzare un aspirapolvere che assorbe 820 watt di assorbimento per un'ora e mezza, 1,6 ore di assorbimento. Quindi 800 watt, quindi un aspirapolvere da 800 watt lo possiamo utilizzare tranquillamente oltre un'ora e mezza. Molte barche non hanno affatto l'inverter collegata al pacco batteria a 12 volt e quindi questa è la soluzione giusta se non avete l'inverter a bordo. Possiamo utilizzare la presa a 12 volt in corrente continua per alimentare una lampada di profondità come questa. Ragazzi, questa è veramente pazzesca, 500.000 lumen, ragazzi, tanta roba. Quindi vedete, con l'accendisigari, la presa ad accendisigari, diciamo così, a 12 volt, la inseriamo, accendendola, vedete anche qui il display intelligente ci dà il consumo, quindi DC output 59 watt, quindi questa lampada consuma 59 watt e qui vediamo il consumo e può essere utilizzata, vedete, per 68 ore e mezza, quindi possiamo utilizzare la nostra lampada di profondità per 68 ore. Allora amici, altra cosa veramente interessante della nostra Bluetti AC240 è la modularità. Significa che possiamo, attraverso, vedete, questo ingresso, attraverso questa porta, possiamo usufruire di un'espansione e portarne la potenza fino a 15 kW utilizzando questo modulo di espansione. E inoltre abbiamo visto indice di impermeabilità 65, P65, quindi veramente tanta roba. Magari in un prossimo video vi farò vedere anche come la utilizzo off grid con l'espansione. Naturalmente anche la nostra power station può essere controllata a distanza utilizzando lo smartphone, scaricando l'applicazione dedicata dalla Bluetti. Ho fatto già un video, una recensione completa della Bluetti AC240, trovate qui su il link per vedere la recensione completa se vi interessa, e ovviamente in descrizione trovate un codice sconto. Se voi volete ricaricare la power, possiamo collegare magari all'impianto fotovoltaico principale di bordo o meglio ancora con un pannellino per avere la massima tranquillità, la massima libertà di poter lavorare sulla nostra barca dove vogliamo, come vogliamo. Allora ragazzi, questa power station veramente ve la consiglio assolutamente. Se vi interessa avere una power station come questa, codice sconto in descrizione nel video. Ok amici, per il video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video sulla vela. Ciao e buon vento.